Però ho una domanda. Ora, capisco che lei non ha le prove, per dire, magari, ammesso che lei sia desideroso di rispondere, per dimostrare quello che lei ha pensato, ma il momento quando lei ha ricevuto questa telefonata, guarda che ti hanno trasferito, vabbè, prima, cioè poi ha capito che addirittura, insomma, l'avevano iscritta a un corso come scolaro. Dove lei aveva insegnato per 15 anni, vabbè, quello diciamo lo smacco, proprio per voler dire, ecco, ti voglio trattare male. Ma a parte questo, cioè, ma perché? Cioè, è legato a questa inchiesta, cioè a questa indagine che lei con la sua squadra avete fatto? È un caso? È solo l'invidia perché lei scriveva sui giornali, andava in televisione? Un po' di tutto questo? Cioè, lei si sarà fatto un'idea? Purtroppo è un po' di tutto questo, quindi vuol dire che anche se mi fossi fermato da una parte avrei debordato con il resto. E quello che dispiace è che magari è successa la stessa cosa a tantissimi miei colleghi, ugualmente bravi, che però non erano sotto i riflettori e che hanno provato una mortificazione ben peggiore della mia, perché io bene o male non sono diventato un eroe. Comunque molta gente mi salutava senza conoscermi, io sono contento di sorridere loro e di dargli la mano, perché magari mi hanno visto su internet, mi hanno visto in televisione, e sanno quello che è successo. Molti altri che hanno fatto ugualmente bene il loro dovere sono stati messi in condizioni di lasciare, oppure hanno dovuto accettare un trasferimento non meritato, con i sacrifici che poi si sono riverberati sulla famiglia, che ha dovuto magari cambiare città. E quindi penso che il mio sia un caso, tutto sommato, a lieto fine, perché comunque ho trovato un'altra collocazione, sto ancora occupandomi di cose di carattere sociale, mi sto divertendo, io ho avuto sempre la fortuna mai di lavorare, ma sempre di giocare, di fare cose nuove, e poi soprattutto di innescare il sorriso in quelli che incontravo. Una volta al supermercato mi fermavano le vecchiette dicendomi: "Ma lei è quello di internet, allora ci possiamo andare se c'è lei, abbiamo visto che lei esiste davvero". Va bene, allora se a me è andata bene, purtroppo non a tutti è stato riservato il medesimo destino, a me dispiace per loro, perché le persone che nell'ambito delle forze dell'ordine si danno da fare, mettendo in gioco la loro incolumità, mettendo in gioco l'incolumità dei propri parenti, mettendo a repentaglio qualunque fortuna, si fa molto prima a piegarsi al potente di turno o alla lobby locale per poter avere dei benefici. Tanto poi uno gira e dicono: "Ah, ma quello è della tale organizzazione, ecco perché non ha pagato, o gli fanno lo sconto". Che no, io ho avuto la fortuna di appartenere ad un'organizzazione di grandissimo pregio, fatta di grandi professionisti, e purtroppo non tutti erano di quel livello, oppure non tutti mi avevano nel loro cuore, oppure credevano semplicemente, voglio anche pensare che non si fosse avuta la coscienza che andando via io da quel reparto è scomparso improvvisamente dalle tribune della cronaca, okay? E questo mi fa dispiacere, perché ancora quest'estate, incontrando gente al mare, questo mi diceva: "Ma il tuo reparto poi l'hanno chiuso andando via". Io ho detto: "No, no, c'è ancora". E purtroppo c'è ancora e ne è stata modificata, se vogliamo, la natura, l'assetto, quello che vogliamo. E si è persa un'opportunità fondamentale. Eravamo considerati un esempio a livello mondiale, tutti ci guardavano con grandissima invidia. Eravamo una squadra affiatatissima, forse un pochino anarchica, perché non ho mai fatto il colonnello, io ho sempre fatto il comandante nel senso più nobile del termine. Ero quello che per primo doveva pagare nel momento in cui si sbagliava ed ero l'ultimo a doversi rallegrare, ma preferivo che chi era protagonista della singola azione avesse poi il merito. Poi nulla, ero uno che chiacchierava, che era così abbastanza allenato a dialogare con i giornalisti, era questo che mi portava a finire sui giornali. Io ricordo Umberto Eco che nel suo Pandemonio mi dedicò 3 pagine dicendo che ero quel colonnello che aveva spiegato internet alla gente, parliamo degli anni 90, ero quel colonnello dalla stazza rassicurante. La parola rassicurante è la cosa più bella che un poliziotto possa sentirsi dire. Noi siamo, quando giriamo per strada, vediamo un posto di blocco, nessuno dice: "Che bello, se mi succede qualcosa so che questi stanno qui". No, diciamo: "Maledizione, speriamo che non mi fermino". E allora qualcosa non ha funzionato nel dare un servizio al cittadino. Io ho provato a farlo in maniera diversa, però mi è andata male, ecco, tutto lì. Ma allora, mi scusi, ma non sono d'accordo su quest'ultima cosa, mi è andata.